quest'anno vince il primo premio della giuria popolare, una persona che già l'anno scorso aveva ricevuto un riconoscimento, e si tratta di Rita D'Annunzio. Segnato sull'altro foglio. 6 mi sembra. Allora, mentre invece partiamo dal terzo della giuria tecnica, vince il terzo premio la signora Paola Ferrazzani. Ah, mi sa che la ragazza che ha lasciato il nome. Ha lasciato il nome e se n'è andata. Vabbè, comunque i giudici hanno trovato. Che numero era? Non me lo ricordo. Aspetta. 9. Numero 9. Allora, questo è il secondo premio, un'altra ragazza giovane, anche quest'anno sono bravi, giovani. Ma questi sono dettato un po' le regole. Glenda. Il primo premio della giuria tecnica, ancora una volta una signora che l'anno scorso aveva già vinto, però se non mi ricordo male il premio della pizza di Pasqua Award, la signora Laura D'Alessandro. Auguri. E quest'anno ancora primo premio è una cena da pane, amore e fantasia. Grazie. Ok? Grazie. Bravi tutti, bravi. Eccoci, appena state le premiazioni della seconda edizione del concorso, meglio biscottine decine vecchie, avete partecipato, avete anche vinto, certo, com'è andata? Benissimo, contenta, perché però ero più contenta se era qualcuno più giovane che vinceva. Come mai? È perché la tradizione deve andare avanti, ormai noi la strada nostra l'abbiamo fatta, però i ragazzi giovani devono seguire a fare i biscottini e biscottine, l'hanno da fare quelli giovani. Io porto avanti le tradizioni, signora, tanto mi conoscono tutti, il primo premio della giuria popolare, porto avanti le tradizioni e ne vado fiera e contenta. Pure io. Bacio, dammi un bacio. Auguri e buon Natale! Buon Natale a tutti, Ma qual è la ricetta perfetta di questi biscottini? Ercore, e ricette antiche. Sorriso devono essere fatti col sorriso, contenta di farli, no che di oddio mio devo fare sti biscottini, non me vado a farli, ecco, con le ansie, invece no, con la felicità e farli assaggiare a tutti i parenti e gli amici. Poi sono contenta che ho vinto per le mie amiche, che sì. Avete partecipato anche al concorso della pizza di Pasqua, giusto? Sì, io il primo premio, anche il primo premio dell'altro anno, perciò sono una civita vecchiese doc, io proprio. Primo premio. Io sono una civita vecchiese doc, prima lei, sì. Quindi aspettiamo il triplet per l'anno prossimo, la tripletta. Beh, speriamo che vince qualcun altro, perché sennò dopo, no, poi dopo, dopo no. Quindi vi darete battaglia? No. Siamo contenti. Vabbè, nella sportività, dai, magari. Sempre. Qui gira voce che ci sarà una nuova edizione di Non Solo Dolci, è vero? Sono voci di corridoio confermate oppure sono fasulle? Sono voci di corridoio, ma posso dare l'ok che ci sarò anche io, quindi se mi aspettate su TRC c'ero, ci sarò e vediamo. Un bacio, buon Natale! Buon Natale a tutti, buon Natale! Siamo con Gabriele Serrao, organizzatore, ma anche presentatore della premiazione che c'è stata, quindi com'è andata l'edizione di quest'anno, che era la seconda? Immeritatamente presentatore. No, è andata bene, noi l'abbiamo sempre preso fin dall'inizio come una cosa divertente, uno scherzo, che però poi incontra la partecipazione appassionata di tante signore, soprattutto civitavecchiesi, anche se ci ha stupito la partecipazione quest'anno invece di tante ragazze giovani. Realizziamo sia la gara dei biscottini di Civitavecchia che la gara della pizza di Pasqua ogni anno, questa è la seconda edizione, e ci avvaliamo della collaborazione di alcuni giudici esperti come ad esempio Barbara De Paolis, Giulio Santoni e Valentina Di Gennaro, che peraltro in alcuni casi offrono anche i premi come
come il negozio Todis di Giulio Ciantoni, lo voglio ricordare, che ci assiste sempre con piccoli premi. L'anno prossimo ci farebbe molto piacere cercare di estendere l'iniziativa, vogliamo portarla in piazza, cioè organizzare la raccolta dei biscottini tramite uno stand in piazza e poi venire nel Think Tank, il nostro spazio, soltanto per fare la premiazione finale, mentre fino a quest'anno abbiamo sempre organizzato tutto qui in sede. E fondamentalmente è un bel momento per passare, insomma, questi momenti natalizi insieme, per farci due belle risate in un contesto di celebrazione della tradizione cittadina. Quante ce ne sono di ricette più o meno? Ah no, questo lo dovremmo chiedere alla più esperta fra i giudici, che è Barbara De Paolis. Io mi sono reso conto soltanto che veramente quest'anno erano tutti sapori diversi, quindi non saprei dirlo, ecco. Che siamo venuti qui con Gabriele a cercare di capire come sono questi biscottini. Andiamo, iniziamo il primo. Volevamo assaggiarlo, ma in realtà i partecipanti, o meglio, diciamo, la giuria popolare se li ha mangiati tutti. Quindi il numero uno, che significa che è stata la prima persona che ce li ha portati oggi e che li ha consegnati per l'imbustamento, in realtà ha ricevuto anche il premio migliore, credo, che è il fatto che siano finiti completamente. Ci sono rimaste le briciole, non so se si possono analizzare quelle. L'altro che ha vinto la giuria popolare era il numero 6. Andiamo a cercare il 6, se almeno c'è qualcosa. Infatti, qualcosa vedete, è rimasto. C'è un biscottino che ha un bel aspetto, ovviamente voi non potete sentire né il sapore e né l'odore, però vi possiamo dire, insomma, che invoglia al morso.